L'Associazione Società Civile, organizzatrice del Premio Borsellino, la Polizia di Stato, l'Assessorato al Sociale della Regione Abruzzo, la sezione abruzzese dell'Associazione Nazionale Magistrati hanno organizzato un importante incontro al Liceo Scientifico Einstein di Teramo. Il tema: questo non è amore, per dire no alla violenza di genere. Il premio Borsellino ci permette oggi di approfondire delle questioni che normalmente la scuola nel suo percorso educativo tratta con la convinzione di dover favorire un cambiamento culturale, perché sembra essere, diciamo, la soluzione unica percorribile per frenare il dramma della violenza di genere. Quindi per noi è una giornata importante oggi, perché è un'opportunità davvero di mostrare ai ragazzi che è soltanto facendo rete che si possono contrastare certi fenomeni. E quindi quale rete oggi è qui visibile ai loro occhi? Ecco, c'è la presenza della Procura della Repubblica, dei Carabinieri, della Questura, della Prefettura. Devono sapere che tutte le forze, tutte le istituzioni sono impegnate per favorire un cambiamento culturale che non può che partire dall'abbattimento dei pregiudizi, degli stereotipi. Dobbiamo cambiare una cultura che nel tempo ha favorito un intendimento completamente travisato e sbagliato della relazione, e si chiama non a caso il progetto che oggi si presenta qui: questo non è amore. Noi siamo fortemente responsabili, noi più adulti, di quello che questa generazione si trova oggi a dover gestire. Eppure abbiamo fiducia che saranno e possono essere proprio loro a invertire una tendenza. Quindi voglio pensare che tutte le iniziative future la scuola le metterà in campo, non solo in rete con le altre istituzioni, ma dando la parola innanzitutto ai ragazzi, alle ragazze. Questo incontro si è aperto con un minuto di rumore, cioè sono i ragazzi che adesso devono far sentire la loro voce, le ragazze e i ragazzi.